Sala consiliare a San Giustino, dietro il nuovo Confalone, davanti il sindaco Paolo Frattini, soddisfatto di questa giornata. Sì, è una giornata importante, perché anche questa, che può sembrare una piccola cosa, invece è un simbolo importante su cui si riunisce tutta la comunità, insomma, sangiustinese. Il vecchio Confalone ormai, oltre non essere più adeguato dal punto di vista, insomma, dell'araldica, diciamo, moderna, era anche logoro, e quindi chiaramente questa giornata, la presentazione di questo Confalone, veramente è un momento importante, insieme anche alla consegna della fascia al Presidente del Consiglio Comunale come elemento di garanzia della tutta la nostra comunità. Poi la presenza dello Stato con la dottoressa Biele, non è potuto venire il prefetto, ma San Giustino, insomma, a San Giustino lo Stato c'è, è inutile dirlo. Avete fatto anche una mini riunione con le forze dell'ordine. Sì, ovviamente questi momenti sono anche momenti importanti per fare un po' il punto della situazione, di quelle che sono le aspettative, le criticità della nostra comunità, quindi abbiamo approfittato insieme alle forze dell'ordine e al dirigente, diciamo, della prefettura, per fare un po' un quadro generale, e devo dire comunque, insomma, siamo soddisfatti, come ha detto lei, insomma, lo Stato a San Giustino c'è, la vicinanza e la collaborazione con le forze dell'ordine è forte. Assessore regionale Umbro Fernanda Cecchini, in Alta Valle del Tevere con le istituzioni statali come la dottoressa Biele, per un evento, un avvenimento importante per una comunità come quella di San Giustino. È una piccola cosa che però ha un grande significato, perché una comunità ha bisogno di riconoscersi nei suoi simboli, e aver cura dei simboli che sono cari ai cittadini credo sia cosa importante. Il Confalone accompagna la vita di una comunità nei momenti più belli, quelli più importanti, quelli più solenni, e quindi credo che il sindaco e la giunta, l'amministrazione comunale abbia fatto bene a riammodernarlo e dotarsi di uno nuovo per poter rappresentare nel miglior dei modi la comunità di San Giustino. Politica, istituzioni politiche e statali, diciamo là ai confini dell'Umbria, dove comunque politica e Stato ci sono e sempre ci saranno. Lo Stato c'è, lo vediamo magari quotidianamente, non ce ne accorgiamo, ma nelle occasioni importanti, penso all'ultimo sisma, dove le varie articolazioni dello Stato hanno dimostrato di stare accanto alle popolazioni e di essere un baluardo e un punto di riferimento imprescindibile, e avere, come dire, istituzioni forti e autorevoli passa anche attraverso il rispetto di esse e la buona cura di tutto quello che appunto sono i simboli che rappresentano le istituzioni.